Come già si è detto, navighiamo a vista. Se siamo qui è perché la prima puntata ci è piaciuta. Quando non sarà più così, smetteremo. Inauguriamo nuove rubriche e sonderemo terreni che abbiamo già battuto. E vi rinnoviamo l'invito a inviarci materiali interessanti. Nel frattempo, ultimiamo la preparazione dell'ultima edizione del festival, la 10ª. Vi ricordo le date, dal 20 al 23 ottobre 2010, al Caffè Liber e al Cinema Romano a Torino. E il tema che ci governa? Cronofobia. Nelle prossime puntate sarete aggiornati sul programma del festival, che si pronuncia ancora una volta ricco e interessante. Intanto a Road to Horror, la nostra indagine sul cinema italiano continua con un altro ospite delle passate edizioni, Shadow di Federico Zampaglione. Parleremo di Dracula nelle visioni di Stoker e Coppola nella rubrica Cellulosa Celluloide. Gli ingredienti ci sono tutti per provarci ancora una volta. Quindi signori, sul sipario. Suggestive immagini di boschi lussureggianti e montagne lambite da una nebbia insidiosa su cui si inerpica un ragazzo in mountain bike. È così che si apre Shadow, seconda prova dietro la macchina fresa di Federico Zampaglione, frontman dei Giro Mancina, finalmente libero di esprimersi nel genere da lui sempre amato, l'horror. Shadow racconta la storia di David, un marine che ha combattuto in Iraq, che per dimenticare gli orrori della guerra trascorre una licenza in quello che un giovane amico gli ha descritto come il paradiso dei bikers, un luogo senza nome e senza tempo in Europa. Ma la pace e la bellezza del posto sono ben presto incrinati dall'incontro con due cacciatori di frodo senza scrupoli, che prima molestano Angeline, una giovane turista, e poi tentano di uccidere i due ragazzi quando questi fanno fuggire alcuni cervi. Un incubo ben peggiore, una presenza malvagia che affonda le sue radici nel recente passato del soldato e attende tutti nel fitto della foresta, dove una leggenda locale vuole seggiolini i fantasmi di donne, vecchi, bambini, vittime di un massacro perpetrato dai tedeschi durante l'ultima guerra mondiale. La pellicola di Zampaglione è un omaggio ai maestri dell'horror italiano, con un twist finale che strizza l'occhio ad Allucinazione Perversa di Adrian Lyne e dal più recente Dead End diretto da Jean-Baptiste Andrea e Patrice Canepa. Atto di accusa contro la cupidigia insita nell'animo umano e contro tutte le guerre, Shadow ha anche il merito di averci fatto scoprire un interprete di cui siamo sicuri sentiremo ancora parlare, Nuot Arden. Dal fisico asciutto e dal viso affilato, l'attore e ballerino svizzero dà il volto a una nuova icona del cinema della paura, il crudele Mortis, l'essenza stessa del male, con una fisicità che ricorda il triste editore del Settimo Sigillo, capolavoro visionario di Ingmar Bergman. Eletto a paladino della rinascita del cinema horror italiano, Zampaglione, host, come ormai è stato ribattezzato dai fan, Zombiglione, per le affinità con il regista e rocker americano Rob Zombie, dimostra con questo suo film tutto il suo amore per il genere e, visti i consensi dimostrati dal pubblico, siamo certi che ci mostrerà ancora in futuro la sua anima d'arte. Dracula, un solo soggetto per due pietre miliari dell'horror. Il romanzo di Bram Stoker del 1897 e il film di Francis Ford Coppola del 1992. Come è cambiata nell'arco di 100 anni la figura del vampiro? Il romanzo di Bram Stoker si apre con le pagine diarie di Jonathan Harker, un povero impiegatuccio inglese spedito in Transilvania per trattare alcune pratiche di un vecchio conte. Passano i mesi, viene succhiato un po' di sangue e la storia si trasferisce a Londra. Le malefatte di Dracula, nella City, ci vengono raccontate dalle parole di Mina, la bella fidanzata di Harker, con la passione per la scrittura e forse anche per i vampiri. Infine, si scatena la caccia al mostro, riferita dai racconti pseudoscientifici dell'ambiguo Van Helsing. In questo caleidoscopio di punti di vista, la prospettiva del cattivo è irrimediabilmente assente. Dracula è infatti il personaggio a cui non viene mai concesso il privilegio di esprimersi in prima persona. Nel romanzo, quindi, il vampiro diventa un antisoggetto, qualcosa di totalmente altro da noi, per cui non possiamo provare né empatia né comprensione. Di fronte al mostro di Stoker, possiamo solo annaspare nel mistero e deliziarci di terrore. Passa quasi un secolo e Dracula sopravvive al suo creatore e torna ad ispirare un'altra grande opera, la pellicola di Francis Ford Coppola del 1992. Da un lato il regista afferma di voler rimanere il più fedele possibile all'opera, intitolandola appunto Dracula di Bram Stoker.
D'altra parte, però, Coppola sconquassa la struttura del romanzo, scegliendo di raccontarci la storia dall'unico punto di vista non trattato da Bram Stoker: il punto di vista del vampiro. Il focus della pellicola è chiaro fin dalle prime immagini, che giustificano la genesi del non morto. Mentre il crociato Dracula infligge ai turchi terribili torture per conto della Chiesa, la sua bellissima moglie muore tragicamente. La vicenda scavalca secoli. Entrano in scena Harker, Van Helsing e compagni. Ma lo spettatore non può smettere di fare il tifo per Dracula, guardare le storture del mondo con i suoi occhi. Perché il vampiro siamo noi. Noi, piccoli orfanelli, affetati di storie che grondano sangue. Noi, innamorati pazzi dell'orrore, che dobbiamo nutrirci ogni giorno delle nostre stesse paure. Uno dei maestri dell'eurocinema di genere degli anni 70, Jean Rollin, spicca per dei tratti assolutamente originali. Pur avendo esordito davanti ad un pubblico sbigottito nel pieno della rivolta parigina con Le viole di vampiro nel 1968, Rollin è un romantico retro che insegue una vena poetica in ogni pellicola. Lo ispirano la scrittura di Gaston Leroy e Jacques Prévert, i fumetti pop, la scuola surrealista e il romanticismo di Romain Corbière. Il suo cinema è fuori dal tempo, è un anacronismo vivente, è la pura manifestazione di un immaginario anarcoide slegato dalle tendenze e le mode, che guarda contemporaneamente alla cultura alta e a quella popolare. Il risultato è una filmografia molto personale, autoriale, che ha macinato film per 40 anni. Ma intanto una passione viscerale e una costanza degna del massimo rispetto lo hanno portato anche a realizzare alcuni autentici gioielli di estraniata bellezza crepuscolare. Se la personalità di Rollin emerge anche nelle sue produzioni più disperate o smaccatamente alimentari, in molti altri concretizza il particolare mondo poetico che è solo proprietà di Jean Rollin. La vampire nu, le frissons de vampire, requiem pour un vampire, fascinazione e la morte in vamp, per citarne alcuni, sono film in cui anche i vistosi limiti di budget diventano stile e l'erotismo e gli effetti di grana grossa per le masse acquistano una vena lirica e un'inaspettata potenza visiva.